tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen ed oggi prepariamoci davvero, perché faremo il finale triste di Nagi. Aiutatemi, quasi quasi non voglio farlo. Comunque, cominciamolo. Speriamo che non bisogna piangere un po' troppo ogni singola volta. I giorni della gioventù sono corti. Queste parole sono scritte in un libro scritto da un umano. Quando vivevo nella città degli zombie, non mi interessavano molto i libri. Ma dopo essere entrata nella scuola Alderic, me ne sono interessata. Non so perché questo è successo, ma so se sia perché non me lo ricordo o perché non c'è una ragione particolare. Semplicemente non ricordo. Sento che ho perso qualcosa di molto importante, ma non ricordo che cosa sia. Infatti. Ciao, Chloe. Ah, Nagi, ti stavo aspettando. Non posso smettere di sorridere al mio tanto atteso ospite. Anche lui mi sorride. Ho provato a cuocere una focaccina oggi perché sapevo che stavi arrivando. Nagi, ti piacciono le focaccine? Sì, le adoro. Grazie. Meno male. Allora siediti là. Oggi Erika mi ha inviato una deliziosa marmellata di frutti di bosco. Quindi pensavo di usarla. Oh, Erika è una mia amica della scuola Alderic. Oh, capisco. Lei è molto buona, anche se è un demone. Ah, mi manca. Sono passati ormai 20 anni da quando mi sono diplomata. Il tempo è proprio volato. 20 anni? C'erano anche altri compagni di classe. Shiba, Rei e Natsume. Wow. Ah, mi sarebbe piaciuto che ci fossi stato anche tu con noi. Come? Aspettate, come? Lei adesso gli ha chiesto, Nagi, tu avevi frequentato quella scuola? Sì, però ho dimenticato il nome. Ma che dici? Sono passati solo 6 mesi da quando ti ho incontrato. Ci sono ancora tante cose che non conosco. Solo 6 mesi? Nel dire questo, mi accorgo di aver fatto un errore. Perché ogni volta che parliamo di questo, Nagi si rattrista sempre. Vuoi conoscermi? Beh, ovvio. Perché? Mi chiedi perché? Beh... Scusa, sembra che quella bambola sia caduta dalla finestra. Ancora quella bambola, maledetta. Da quando è che hai quella bambola? Da quando? Dunque, non ricordo, era qui quando me ne sono accorta. Perché? Dove ho preso questa bambola? Che sia il ricordo di qualcuno? Il ricordo? Perché pensi questo? No, beh, pensavo. Un ricordo, forse. Ma di chi? Non importa, scusami per queste domande strane. No, no, scusami tu, ma proprio non ricordo. Qualche volta, sai, ho la sensazione di aver perso gran parte della mia memoria. Sembra. E tutto ciò che mi riguarda è scomparso quel giorno. Scusa, non ho sentito. Cosa? Niente, pensavo solo che fosse dura per te. Beh, sono ancora giovane per dimenticarmi delle cose. Devo essere più sveglia. Ancora quell'espressione. Nagi, perché odi questa bambola? Eh? Beh, fissi sempre con cattiveria questa bambola. E l'altro giorno l'hai aperta per vedere al suo interno. Significa che sei interessato? Beh, sì, molto, a dire il vero. Vuoi che te la dia? No, grazie. Accetto solo il pensiero. Davvero? Ma... Non ti preoccupare. Non è che mi stia facendo delle remore. Grazie. Ok. Non ha senso se ricevo la bambola ora. Non importa quanto tu la distrugga, la bruci o la butti via lontano, tornerà sempre da te. Cosa?
No, 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 non importa. Ancora. Non so ancora perché Nagi sia sempre così triste, non so proprio perché. Ci conosciamo da 6 mesi. Non so ancora dove vive e come sia venuto in questa città. Dal primo giorno in cui ci siamo incontrati, non so perché, ma viene sempre nella mia stanza. Mi era stato detto che aveva avuto problemi di anemia. Poi mi aveva guardato negli occhi. Aveva un'espressione triste, tristissima, e con le lacrime agli occhi mi disse: "Piacere di conoscerti, Chloe. Io sono colui che ti ama più di chiunque altro in questo mondo." Nel momento in cui mi disse ciò, mi sembrava tutto vero. Potrebbe sembrare strano, ma non l'ho mai rifiutato. Da allora è venuto qui da me e ogni tanto mi fa domande su questa bambola. Mi chiedo che interesse abbia, ma non capisco. Povero Nagi! Ehi, Nagi, ho qualcosa da dirti. Sì? Io penso di volerti bene. Anche io. No, no, non come amico, ma come uomo che amo più di chiunque altro. Nagi? Nagi si alza di soprassalto e la sedia cade facendo un forte rumore. Tu, davvero mi vuoi bene? Più di chiunque altro? Davvero? Nagi, ma che fai? Piangi? Questo giorno è di nuovo venuto. Perché stai piangendo? Scusami, ti sto dando fastidio con questi sentimenti? No, come potresti mai? Ricordi cosa ti ho detto? Che ti amo più di chiunque altro al mondo? Allora, ti va bene? Posso amarti quindi? Certo, grazie, sono molto contento. Ogni volta che mi dici i tuoi sentimenti, non importa quante volte siano, mi fa sentire sempre felice, così felice da piangere. Potrei morire di felicità. Vorrei poter morire così felice. Nagi? Non importa quante volte siano, che significa? No, dai, davvero mi sta venendo da piangere. Oddio. Questa è la prima volta che glielo dico. Ah, ed ecco che la memoria mi ritorna. E poi arriva un terribile mal di testa, e ciò che posso vedere è Nagi piangere e sorridere allo stesso tempo. Scusami, non sono riuscita a salvarti neppure questa volta. La prossima volta, quando mi amerai, ti prometterò. Ah, sì, ricordo! Mentre perdo coscienza, recupero la memoria. Nagi era il mio amore. Eravamo studenti della scuola Alderic, che ci siamo amati così tanto, e lui era l'unico per me. Ma una volta che realizzo che è il mio numero uno, la mia memoria svanisce. Tutto ciò che posso ricordare è questo esatto momento. Questa scena si ripete in continuazione. Vorrei gridare quanto lo amo, ma non ci riesco, perché nonostante lo desideri ardemente nei miei pensieri, il mio cuore non me lo permette. E quando riapro gli occhi avrò dimenticato tutto di lui. Non posso dissipare questa maledizione. Non posso rispondere a Nagi, il mio amore, il mio mondo. Ma perché semplicemente non mi uccide e torniamo insieme nella morte? Non voglio dimenticarmi di te. Beh, io? Ti sei ripresa? E tu? Il mio nome è Nagi, sono un uomo invisibile. Oddio, ricomincia! Io sono colui che ti ama più di chiunque altro in questo mondo. L'uomo di fronte a me sta piangendo. E non so perché, ma anche io piango. Io sono. Nella mia testa la voce di una ragazza risuona. No, io sono la numero uno della mamma. Perciò cancellerò le memorie di tutti coloro che ami. Tutti coloro che. Amo chi? Iniziamo di nuovo, Chloe. Questa volta ti riporterò indietro. Poi si allunga verso di me e mi abbraccia forte. Dovrebbe essere la prima volta che ci incontriamo, ma questo calore è così gentile. Non esito e chiudo gli occhi rimanendo tra le sue braccia. Che brutto! Bruttissimo!
Praticamente Nagi ripeterà la storia all'infinito finché lei... Non so, cioè... Lei non si ricorderà mai finché la maledizione non verrà sconfitta. Quindi, che vuole fare? O la uccide, e quindi rinascono con la reincarnazione, o se no... se no continuano così all'infinito. Non c'è senso, poverino. Nagi mi fa un sacco pena. A una certa mi stava venendo da piangere, perché io poi mi trattengo. Però mi stava venendo da piangere, perché è triste. È tristissimo il fatto che lui continua ad amare questa persona, ma lei non può amarlo, non potrà mai amarlo finché avrà questa maledizione, perché quella maledetta bambola continuerà a fargli dimenticare le persone che ama. È bruttissimo, brutto, brutto, brutto. E poi stiamo parlando dell'edizione degli amanti, quindi cioè finisce così il gioco. Finisce così la loro storia. Dai, davvero io volevo che si sposavano. Mannaggia, come facciamo adesso? Abbiamo completato la storia. Finito adesso il gioco per Nagi. Sono molto dispiaciuta. Cioè, davvero, è un amore così bello. Che sinceramente il fatto che la nostra protagonista non si ricordi di Nagi è frustrante, sta cosa. È molto frustrante. Anche perché Nagi dovrà stare sempre lì sapendo che comunque lei non si ricorderà mai di lui. Si scorderà sempre ogni volta che si innamorerà di lui. Lei dimenticherà. Dimenticherà di conoscerlo, quindi non saprà neanche chi è. E quindi lui tutte le volte che si deve sempre ripresentare, deve sempre cercare di farla rinnamorare di lui, tutte le volte. È brutto, molto brutto. Speravo in un finale migliore, anche se so che è quello triste, però diciamo che anche quello felice non è finito bellissimo, quindi cioè speravo dei finali migliori. Vabbè. Comunque, allora, nel prossimo video cominceremo Natsume, faremo appunto l'edizione degli amanti di Natsume e poi per finire Shiba. Quindi stiamo insomma finendo un po' tutti quanti i personaggi, quindi mi raccomando state sintonizzate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, se non volete perdervi Natsume e anche gli altri giochi ovviamente. Se volete seguirmi anche su altri social vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione! E al prossimo video. Ciao!